buongiorno a tutte e a tutti, grazie innanzitutto agli organizzatori di questa veramente, come dire, iniziativa di grande qualità culturale, scientifica, e spero possa essere anche un contributo sul terreno politico. Potestio e Ornelli innanzitutto per Patria e Costituzione, ma poi anche le altre associazioni che hanno contribuito all'organizzazione. Ringrazio ovviamente i relatori che hanno portato contributi notevoli e che, nei limiti delle nostre possibilità, diffonderemo il più possibile, innanzitutto ai colleghi parlamentari che hanno bisogno di concentrarsi un po' di più su una questione che mi pare davvero la questione dell'attuale fase politica del Paese. Cioè, non è uno dei tanti temi che si devono affrontare, questa è la questione politica di questa fase storica. Poi può darsi che non vada da nessuna parte per tante ragioni. Certamente se va avanti è la questione di questa fase storica. È stato molto ben descritto il contenuto di quello che abbiamo di fronte, quindi non torno sui punti sui contenuti. Quello che voglio sottolineare è innanzitutto la portata costituzionale dell'intervento normativo che è in discussione. Ha una portata costituzionale, cioè dipende da questo intervento l'unità sostanziale della nostra nazione, della nostra Italia. Dipende la praticabilità dei principi costituzionali. È stato ricordato, è vero, siamo già enormemente diversi come cittadini in termini di potenzialità e di esigibilità dei nostri diritti, ma con questo intervento cancelliamo, diciamo, l'obiettivo programmatico di fatto che è scritto nella nostra Costituzione. Quindi cambia la Costituzione. E questo è un punto importante anche per la funzione che deve svolgere il Parlamento, è stato ricordato. Nell'intenzione dei proponenti, il Parlamento dovrebbe soltanto limitarsi a un voto prendere o lasciare, senza possibilità di emendare i testi, i quali, come è noto, non sono neanche referendabili. Quindi una volta che sono stati approvati, hanno paradossalmente un valore addirittura, diciamo, superiore a quello della Costituzione. Per fortuna, in particolare il professor Villone, ma non solo lui, ha messo in evidenza che con una sentenza di gennaio scorso la Corte Costituzionale attribuisce a singolo parlamentare la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte medesima qualora vengano violate o avverta che vengono violate le proprie prerogative parlamentari. Se non mi consenti di emendare un testo di portata costituzionale, ricorro alla Corte Costituzionale in quanto ritengo che siano violate le mie prerogative parlamentari, che su un testo così rilevante. Quindi questa estrema ratio comunque alcuni di noi la attiveranno. Quello che vorrei provare a sottolineare con voi è invece la seguente domanda: perché ora? Perché avviene ora questo tentativo così sistematico? Perché avviene ora? E la seconda domanda alla quale vorrei provare rapidamente a rispondere è che facciamo per evitarlo e possibilmente per aprire una prospettiva progressiva invece che così regressiva. Perché avviene ora? Non è una domanda banale. La Lega prende il 34% come partito della nazione, come partito che rappresenta tutto il paese, percentuali importanti per la prima volta anche nel Mezzogiorno. Perché allora ora questa offensiva? È
Prima mi pare il professor Giannola ricordava la disperazione. Io credo che quella sia la chiave per valutare sul piano politico, perché noi dobbiamo capire anche le ragioni vere che ci sono dietro a un'offensiva politica, che non è semplicemente l'egoismo di qualche territorio o il cinismo, la spregiudicatezza di qualche leader politico. Ci sono ragioni politiche vere che, se noi releghiamo sul piano morale, facciamo un errore, perché le ragioni politiche vere poi rimangono e vanno affrontate. Quindi c'è disperazione. Perché c'è disperazione? Perché entrano sempre più in tensione due vincoli. Quello che, diciamo, una parte della letteratura chiama vincolo esterno, col vincolo interno. Il vincolo esterno è quello che in particolare viene esercitato nell'Eurozona, nel mercato unico europeo. È un vincolo esterno che rende molto complicata la competizione. Ci sono esempi di eccellenze, per fortuna che ci sono, sono quelle che fanno appunto l'export, ma anche in Veneto, anche in Lombardia, la stragrande maggioranza, o comunque una maggioranza delle imprese, vive di domanda interna e vive con difficoltà questa competizione. E quindi quel vincolo interno alla solidarietà entra in tensione con quel vincolo esterno. Quindi uno dei due si deve allentare. Cioè questa tensione non è una tensione che può rimanere in equilibrio, perché il vincolo esterno morde sempre di più. Quindi o allenti quel vincolo esterno in qualche modo, non è questa la sede per discutere come, e non sto proponendo, diciamo, ricette semplicistiche, allora usciamo dall'euro, usciamo dall'eurozona. Sto dicendo che però è un punto. C'è un vincolo esterno che entra in contraddizione col vincolo interno. Un vincolo interno che, come ricordava ancora il professor Giannola, non ha più gli aspetti positivi che ha avuto un tempo, perché la domanda che viene dal Mezzogiorno non è quella che ha storicamente avuto, proprio perché il Mezzogiorno è stato colpito più che altre parti del paese dagli interventi sulla spesa pubblica. Quindi quella domanda non è più interna, non è un fattore che diciamo giustifica, come ha giustificato per un lungo periodo il vincolo interno. E quindi questi sono problemi strutturali, non diciamo morali o elettorali, sono problemi strutturali ai quali noi dobbiamo dare una risposta diversa, ovviamente, da quella che è sul tavolo, ma che non possiamo ignorare. Bisogna allentare questo vincolo esterno, bisogna fare in modo che la domanda interna possa ripartire attraverso, ad esempio, una politica economica che guarda di più agli investimenti pubblici, una politica economica che affronti il capitolo della politica industriale e così via. Poi diciamo, c'è l'altra questione fondamentale, che appunto spiega perché ora, e spiega anche poi come, mi spiega, diciamo, ci dà qualche indicazione per come reagire. Il senso di comunità si è enormemente allentato in questi decenni, perché quella divaricazione sociale è stata poi anche sempre di più un allontanamento delle relazioni tra una parte della società e il resto del popolo. Non è un fenomeno che è avvenuto solo in Italia, è un fenomeno, come sapete, molto diffuso. E però il senso della solidarietà nazionale non è irrilevante rispetto a questi legami. La disponibilità a redistribuire risorse non è irrilevante rispetto appunto al senso di solidarietà nazionale.
Ci sono tanti punti inaccettabili. Prima è stato ricordato l'articolo 5 dell'intesa condivisa, del testo condiviso, perché quel testo del 25 febbraio non è una roba che ha scritto qualche tecnico, è sul sito del Ministero degli Affari Regionali con il titolino di testo condiviso. Quel testo condiviso è un testo agghiacciante per le ragioni che ha ricordato prima la professoressa Cerniglia e sulla quale non ritorno. E tenete conto che si parla di livelli di fabbisogni e di livelli essenziali delle prestazioni, però c'è un inciso che dice che qualora non si raggiungono in 3 anni si va avanti lo stesso, e l'incremento di gettito che la regione ottiene sulla riserva di aliquota rimane nella regione. Quindi quella divaricazione che è stata mostrata prima diventa sempre più ampia. Ma un punto che sta molto a cuore, e qua appunto il professor Villone lo sottolineava, è quello della scuola, che riguarda appunto tanti aspetti dei diritti individuali. Ma un paese non può più stare insieme se non ha una cultura nazionale, se non ha una scuola che alimenta l'identità nazionale. Poi ci sono tutti gli altri aspetti inaccettabili redistributivi, ma finiamo davvero di essere, già siamo largamente incompiuti come nazione, ma finiamo largamente di esserlo se una scuola nazionale viene meno. E su questo io credo che senza dare la croce addosso a nessuno bisogna riconoscere la sciagura di quella modifica del titolo quinto nel 2001, che è avvenuta per le stesse ragioni tattiche che hanno portato Gentiloni a firmare la preintesa il 28 febbraio 2018, cioè pensare che in quel modo tu argini il tuo concorrente politico, perché non si può mettere tra le materie che possono essere delegate anche la scuola, come l'ambiente e i beni culturali veniva ricordato prima, perché 117 al secondo comma tutta una serie di al terzo comma tutta una serie di funzioni, ma poi appunto c'è la lettera L, la lettera N, la lettera S che appunto riguardano la scuola. Un'altra riflessione anche su questa insistenza di Zaia sul fatto che il referendum, che diciamo la proposta è stata referendata, ha avuto un plebiscito, è passata al vaglio della Corte Costituzionale. Ma voi lo sapete qual era il testo del quesito? Il testo del quesito non era vi facciamo la scuola regionale, la scuola pubblica regionale, oppure teniamoci il 90% delle risorse in Veneto. Il testo del quesito era vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? È come vuoi bene alla mamma? Difficile che di fronte a una domanda così qualcuno risponda di no. Ed è difficile anche che la Corte Costituzionale possa inibire un referendum su un quesito così. Ma se il quesito sottoposto alla Corte Costituzionale avesse avuto i contenuti che hanno i testi sui quali c'è stata condivisione, la Corte Costituzionale avrebbe autorizzato un referendum? Io dubito, perché là almeno sul versante diciamo delle questioni di finanza pubblica avrebbe avuto da eccepire. E poi è corretto sul piano democratico che un'iniziativa che riguarda tutta la comunità nazionale sia definita soltanto da una parte di quella comunità, no? Dovrebbero votare, devono votare solo i veneti o i lombardi, o devono votare tutti gli italiani di fronte a un intervento che cambia e che ha conseguenze su quelli che non votano, perché appunto, come è stato ricordato, l'invarianza di gettito vuol dire che ha conseguenze su quelli che non votano. Allora che fare, o quantomeno che cosa provare a fare? Innanzitutto riprodurre il più possibile in modo diffuso, innanzitutto nelle università, nei luoghi più ricettivi,
nei luoghi di lavoro, iniziative di informazione, perché è vero, nessuno sa quello che bolle in pentola e i pericoli, neanche le potenziali vittime lo sanno. Quindi ci vuole informazione. Alcuni professori sono intervenuti qua, stanno facendo un lavoro straordinario. C'è pochissima attenzione da parte dei media. A me colpisce che anche un giornale importante come il Corriere della Sera continua a ospitare interviste al presidente del Veneto senza mai la possibilità di un'opinione, non dico contraria, ma quantomeno ancorata a dei dati di realtà. Quindi un lavoro informativo, e noi nel nostro piccolo continueremo a farlo. Abbiamo fatto un'iniziativa a Bari con tanti di loro, anche col professor Viesti, ora questa a Milano, ne faremo altre nei prossimi mesi. L'altra questione importante, qua viene anche, l'accennava Paolo Ortelli prima, rimotivato un senso di appartenenza alla comunità. Perché se questo prima il professor Parsi ha fatto delle riflessioni che ho molto condiviso sui confini. Avere confini non vuol dire che metti muri, che alzi dei muri. Ma se tu non hai il senso di appartenenza a una comunità, se tu sei dentro una visione cosmopolita o astrattamente europeista, ma perché devi chiedere solidarietà ai lombardi o ai veneti? Chiedila ai bavaresi. Chiedila a quelli che abitano in provincia di Amsterdam. Se non c'è questo senso di comunità, che non vuol dire escludere qualcuno, ma vuol dire rendere visibili dei legami di comunità, è difficile promuovere dentro quella tensione che ricordavo prima tra vincolo esterno e vincolo esterno dei meccanismi di solidarietà. Noi insistiamo nel recuperare il concetto risorgimentale e resistenziale di patria, quello che c'è nella Costituzione, che non è quello della destra, ma che appunto è di comunità che si riconosce come comunità aperta, come comunità solidale, come comunità cooperativa. Ritengo che in questa fase storica, se questo terreno viene considerato come un terreno regressivo, la nostra battaglia non va da nessuna parte, perché questo è un requisito prepolitico. Se disconosci il valore dell'appartenenza alla comunità, diventa complicato poi giustificare quei meccanismi distributivi. L'altro aspetto importante è che andrebbe anche qua, no? Prima è stato ricordato, andrebbe detto ai padani che diventano ancora di più una colonia tedesca. Cioè, guardate quello che è successo a Parigi nei giorni scorsi su Fiat, Chrysler e Renault. Quelli là si sono presentati con lo Stato. C'è il Macron, il liberista Macron, l'europeista Macron, ha detto che voleva uno in consiglio di amministrazione. Lo so, sui manuali di economia del primo anno che vengono utilizzati in Bocconi non c'è scritto che funziona così, ma nella realtà funziona così. Quello voleva la sede a Parigi e un membro del consiglio di amministrazione. Ma anche l'impresa più forte, ma dove va se non ha dietro un minimo di dote politica? Si aggrava la subalternità e quel gioco diventa ancora più squilibrato. Quindi è anche se chi guarda con un minimo di lungimiranza riconosce che una separazione diventa un elemento che prospetticamente indebolisce anche più forti. Cioè una padania da sola è ancora più subalterna. Quindi su questo davvero ci dovrebbe essere uno scatto delle classi dirigenti nazionali, se questo paese ha ancora delle classi dirigenti nazionali che guardano con un senso strategico ai problemi che abbiamo di fronte. Infine credo che
sul piano della tattica, tra virgolette, politico-parlamentare, ci sono delle mosse da fare. Innanzitutto il coinvolgimento dei sindaci di importanti città. Noi avevamo invitato per oggi anche Sala, ma aveva un altro impegno, non è potuto venire. Sala, come sapete, è uno che si è espresso in modo contrario a questa ipotesi, perché appunto prima la Zanchini lo ricordava, c'è anche una sottrazione di poteri ai comuni, c'è un centralismo regionale che ovviamente non è ben visto da comuni importanti. Noi con queste istituzioni del nord del paese dobbiamo costruire un fronte ampio, il più ampio possibile, che appunto abbia dentro livelli istituzionali, che abbia dentro le organizzazioni sociali. Anche i sindacati sono d'accordo. La scuola, nell'ambito del negoziato per il contratto nazionale, ha ottenuto un punto, che per carità non è una legge, è un punto scritto in un accordo tra i sindacati e il ministro della pubblica istruzione, però là c'è un impegno da parte del ministro a non procedere nella direzione prevista nei testi che sono stati concordati, ma non c'è dubbio che il sindacato confederale debba su questo aprire da subito un'offensiva prima che sia troppo tardi. Il 22 c'è una manifestazione a Reggio Calabria sul Mezzogiorno. Quella manifestazione deve dare più attenzione all'iniziativa di autonomia differenziata, perché non si può proporre in modo retorico la questione meridionale. Siamo dentro un'altra fase che deve essere affrontata con la consapevolezza che ho provato a dire all'inizio, cioè di quei vincoli strutturali che vanno tenuti in considerazione, non semplicemente una controffensiva sul piano etico-politico. Poi in Parlamento noi dovremmo fare le barricate affinché si blocchi tutto e si affronti il capitolo livelli essenziali delle prestazioni. Le cose che sono state raccontate sono vere, perché se o diciamo che i livelli essenziali delle prestazioni sono così bassi da essere diciamo inaccettabili, cioè fotografano lo status quo nel suo punto di minimo, oppure se i livelli essenziali delle prestazioni devono essere decenti, poi diventa complicato pretendere di trattenere il volume di risorse che oggi è implicato dalle intese che sono state raggiunte. Quindi si ferma tutto, almeno questa è la richiesta che dovremmo fare in modo corale, anche quella parte di destra che si definisce patriottica, nazionalista, penso agli alleati territoriali e potenzialmente nazionali della Lega come Fratelli d'Italia, penso appunto oltre a PD a una parte di Forza Italia. Noi dovremmo porre questa questione dei livelli essenziali delle prestazioni come primo elemento imprescindibile da affrontare. E poi appunto costruire più possibile una mobilitazione sul territorio. Ecco, a me pare che davvero su questa partita noi dobbiamo, da un lato, e chiudo, sfidare il Movimento 5 Stelle, che comunque diciamo ha una rappresentanza parlamentare, poi le elezioni europee sono andate diversamente dalle elezioni politiche, ma una rappresentanza parlamentare molto rilevante per quanto riguarda il Mezzogiorno. Quindi sfidare 5 Stelle e poi provare a far esplodere una contraddizione nella Lega, perché non puoi essere la Lega per l'indipendenza della Padania e la Lega Nazionale. Su uno dei due piani noi dobbiamo sfidare Salvini su questo, su tante altre questioni per carità, ma questa è quella fondamentale. Non puoi essere il partito della nazione se porti avanti quelle proposte. Su questo noi dobbiamo
spezzare l'egemonia della Lega. È un punto fondamentale. Ovviamente c'è bisogno di allargare questo fronte, c'è bisogno appunto del versante sindacale, c'è bisogno che anche nel Partito Democratico si dia una svegliata, perché diciamo, se vogliono avere un ruolo in questo paese, nessuno chiede, come dire, di mettere a rogo chi ha compiuto determinati atti inaccettabili. Si giri pagina, ma si parta all'offensiva, perché davvero è in gioco il futuro dell'Italia in questo passaggio. Ecco, credo che grazie anche ai nostri interlocutori e grazie all'iniziativa di oggi noi un contributo in questa direzione proviamo a darlo e continueremo a darlo, e speriamo vi siano altre occasioni nelle quali rincontrarci tutti. Grazie.